ciascuno nella vita ha un percorso assolutamente individuale. Io dovessi usare una metafora, lo paragono alla neve sul ghiacciaio più alto, no? A un certo punto, per condizioni atmosferiche che variano, la neve si scioglie, diventa acqua, e quell'acqua deve necessariamente arrivare al mare. Il percorso che quell'acqua compie è la vita di ciascuno di noi. Allora veramente trovi un masso, trovi il crinale di una montagna, trovi un manto d'erba, a seconda delle condizioni ti adatti. Ma sta di fatto che nasci da un ghiacciaio e arrivi al mare, perché di certo abbiamo soltanto la nascita e la fine. E poi veramente credo che ci sia un aggiustamento di tiro continuo. È veramente impossibile programmare la propria vita. Dovessi dirti, io da ragazzino sognavo di fare il contadino, un po' tu. L'ispirazione la trovi dappertutto, l'ispirazione la trovi a seconda delle condizioni in cui ti imbatti. Diciamo che la vita stessa è fonte di ispirazione. La vita è fatta di ostacoli, è fatta di agevolazioni, è fatta di innamoramenti, è fatta di odi funesti, cioè è fatta di qualsiasi cosa. La vita, non puoi dire scarto questa parte qui e mi prendo quest'altra. La vita la devi prendere tutta insieme. E quindi è materia di ispirazione in ogni sua parte, nel buio e nella luce, nella cattiva e nella buona sorte. E tutto lo trasformi in progetto poi, perché in fondo è questo il mestiere progettista: lasciarsi attraversare dalle cose e filtrare semplicemente quello che la tua sensibilità è in grado di ritenere e di trasformare in progetto. Io credo che non ci si possa permettere di avere un privato per certi aspetti. Se tu fai un lavoro pubblico per il pubblico, a parte che poi, questo devo dirti la verità, è proprio il mio approccio alla vita, cioè io non ho un privato, non riesco a dividermi in due parti, la mia vita pubblica e la mia vita privata, sono esattamente la stessa cosa. E se vuoi, in ogni persona sono come due facce della stessa medaglia, non le puoi tenere scisse. Quindi, specialmente dal punto di vista di un creativo, tu devi assolutamente lasciarti mangiare, perché in fondo il tuo pubblico vuole, tuo pubblico di riferimento, le persone a cui stai parlando, vogliono possederti per certi aspetti. Guarda, io credo che la creatività sia inevitabilmente innovazione, perlomeno per come la intendo io. Creatività per come la intendo io è un gesto assolutamente personale, assolutamente autoriale, che tiene conto di tutto ciò che è stato e che cerca di guardare il futuro. Quindi io non riesco veramente a scindere quello che è la progettualità dell'innovazione. Cioè, io penso sempre però che non ci vogliono delle tavole rotonde per inventare la ruota. La ruota io me la immagino quando è stata inventata la ruota, giuro che me la immagino. È l'intuizione individuale. Se vuoi, la scintilla che accende il fuoco è sempre una scintilla individuale, però poi il fuoco si deve alimentare della forza e dell'energia di tutti.